pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Un pomeriggio solare, bello, pieno di storie che oggi vi terranno compagnia, come sempre, come ogni giorno, da lunedì a venerdì, come nello stile dell'ora solare, ma oggi parliamo di rinascita, di rinascite, di persone, luoghi e di come, ma questo sarà un discorso che verrà dopo, la musica sia al centro del nostro cuore, anche quando preghiamo. Detto così è tutto un po' mescolato, ma partendo da una storia, partendo da una rinascita, io prego, come sempre faccio la mia regia, di inquadrare il bel volto di Martina, perché Martina Giannone, 27 anni, è una grande, Martina, ben trovata. Grazie. È una grande storia di rinascita, una grande storia, una storia dove gli attori sono tanti, dove l'attore principale ovviamente è lei e dove gioca un ruolo fondamentale la forza dell'amore e la volontà di restituire questo amore quando lo si è ricevuto. Dunque, oggi questa ragazza è infermiera alla Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. Ho detto bene? Benissimo. E come è arrivata, come sei arrivata, abbiamo deciso di darci del tuo, questo, sempre negli incontri che facciamo in sala trucco, prima dell'inizio della trasmissione, come sei arrivata a questo ruolo, a questo lavoro e a questa nuova vita, Martina? La mia passione è nata dopo la mia esperienza come degente. Io stessa 10 anni fa sono stata ricoverata presso la Fondazione Giglio, dove sono stata 3 mesi ricoverata e seguire un percorso di riabilitazione a seguito di un grave incidente stradale. C'è stato un incidente nel giugno del 2009, gravissimo, in cui si è spenta la luce per te. Cioè tu non ricordi... Da quel momento buio più assoluto, ho vissuto 28 giorni in coma e dopodiché mi sono svegliata. Come più volte ho detto, non c'è un buongiorno mondo, dove il risveglio c'è una salita. E bisogna lavorare e faticare per raggiungere i risultati. Da quel momento sono stata ricoverata per la riabilitazione all'ospedale Giglio di Cefalù. E questa, adesso arriviamo anche agli altri attori della storia, però mi piace sottolineare questo fatto. La riabilitazione è un grandissimo lavoro, è un lavoro... Noi, se siamo fuori dalla sala riabilitazione, vogliamo che il nostro caro, che la persona che amiamo, si rimette in piedi, si rimette in forze al più presto possibile. Però per il malato quanto è pesante, quanto è difficile? Faccio questa domanda perché poi tutto questo è diventato il lavoro, il tuo lavoro. Certo. Allora, giorno dopo giorno vedi le vittorie, ma vedi anche la sconfitta. Io mi sono svegliata che avevo una emiparesi al lato destro, si pensava addirittura avessi perso l'uso del braccio, quindi non riuscivo a muovere gli arti. E ogni giorno cercavo, io con l'aiuto dei medici, che colgo l'occasione per salutare medici, personale sanitario, operatori sanitari che lavorano nell'ospedale dove adesso lavoro io. Un particolare saluto al mio primario Giuseppe Galardi, là in foto. E quindi giorno dopo giorno ci sono tante piccole vittorie, perché con l'impegno, anche con l'aiuto di Dio, ma vedi anche la sconfitta. Però a me non mi hanno mai demoralizzato. Sono stata sempre fiduciosa e ogni gradino, ogni salita mi dava l'input a fare uno slancio più forte per superare. Allora, quello che Martina sicuramente ricorda è il volto della mamma, insomma ci si sveglia e nulla è chiaro, però il volto di tua mamma tu te lo ricordi? C'è tanta confusione nel momento del risveglio, però... nonostante mi sentivo inizialmente sconfitta in un nuovo corpo,
Cioè, non è difficile spiegarlo. Io che ero abituata a ballare, cantare e vivere, mi ritrovo là immobile, quindi con tanta, tanta paura. Però mia mamma mi ha sempre dato fiducia e forza, anche nel recupero soprattutto. Allora, ed è una mamma che fa anche da papà da tanti anni, perché il papà di Martina è mancato tempo fa, ma Martina dice ho il mio angelo custode, no, insomma, sì. Papà sempre accanto. E va bene, la mamma è sempre la mamma, le mamme, l'ho detto tante volte, sono delle leonesse, la mamma di Martina lo è tanto, e noi le abbiamo chiesto di lasciare un messaggio per l'ora solare per Martina, come farcelo mancare? A sorpresa, lei non lo sapeva, andiamo. Ciao Marti, che dire? Ancora oggi, sempre come ieri, sono accanto a te. Ne abbiamo fatta di strada assieme, tu lo sai, per 5 anni abbiamo fatto un percorso veramente speciale, tu col tuo coraggio, con la tua determinazione, con la tua voglia di vivere e io sempre accanto a te. E oggi posso dire di essere contenta e posso girare assieme a te e dire viva la mia campionessa, sì. Sei una campionessa, hai fatto a pugni con la morte, con la vita e ti sei ripreso il tuo posto, quello della vita. Adesso ti tocca, ciao. Che mamma, bello. Che mamma, hai fatto a pugni con la morte e con la vita. Bella. Ma anche Lenzi, mamma, ha fatto a pugni con la morte. Ha vissuto quasi quanto mai il trauma, l'incidente, forse di più. Forse di più. Mentre dormivo lei lottava. Hai ragione Martina. Allora, adesso fate una cosa. Tenete gli occhi aperti, perché finestre aperte, occhi aperti. Tutto. Però provate a pensare che cosa, dopo appunto 5 anni di una riabilitazione complessa, difficile, uno possa sperare. Allora, ci sono quelli che potrebbero pensare, io un ospedale non lo voglio più vedere, ma anche per fare le analisi del sangue deve venire il medico a casa, perché non voglio più vedere un ospedale se non per i reparti maternità. E invece? È la cosa che dico anch'io, le strade sono due, o questa che hai appena detto, o nasce un amore particolare. Sì. Per cui ci vuoi ritornare, me l'ho sempre detto, mentre ero ricoverata, su quella sedia a rotelle, stavo con gli infermieri, dicevo io rientrerò qui dentro, però diventerò vostra collega. Forse sembrava un po' un'utopia allora, detto in quelle circostanze, con me che non potevo parlare, ero stata intubata, quindi ero afona al momento del... subito dopo il risveglio e perché tempo dopo ero paralizzata, quindi forse non lo so quanto potevano crederci, però io ci credevo, tutto è possibile a chi crede, il mio motto. Tutto è possibile a chi crede, lo ripeto, tutto è possibile a chi crede. Martina ne ha fatto un motto, un motivo di vita per sé, ma soprattutto, e qui sta la straordinarietà di questa ragazza, per gli altri, per tutti gli altri. Tenete la finestra aperta, questa è un'ora solare più che mai da non perdere. Arriviamo tra un attimo. Allora, ho il microfono qua. No, il microfono qua, non si può far vedere, no? Se l'è tatuato sul braccio Martina Giannone, tutto è possibile a chi crede. Dico bene? Sì. Sì. Però ho aspettato che si compisse l'ultimo, dopo sono entrata a tempo indeterminato a lavorare all'istituto Giglio. Va bene che ti sei ripresa in tutto e per tutto, ma non correre, ferma lì un attimo. Allora, torniamo indietro, marcia indietro. Ce la fa? Ha detto poco fa, ero intubata, non potevo parlare. Ripeto, chiudete gli occhi, teneteli aperti, fate quello che volete, provate ad immaginare una 17enne che si trova in quella condizione e inesorabilmente decidi che lì saresti tornata a lavorare, sì, come infermiera per aiutare le persone nella tua stessa condizione. Sì. Vai!
Penso che la mia esperienza, aver vissuto sulla pelle quello che vedo ogni giorno vivere ai miei pazienti, perché vivo nel reparto dal quale sono uscita, unità di sveglio, penso mi abbia concesso e dato un'empatia particolare. Dopo quello che ho vissuto so bene cosa realmente vuol dire viverlo. Martina, tu per venire qui, attenzione, assunta a tempo indeterminato da ottobre 2018, quindi sì. Carina ha detto io il tatuaggio l'ho fatto solo quando c'è stata l'assunzione, allora il mio sogno si era avverato, bene. Tu ti abbiamo chiesto di essere nostra ospite, mi dicevi non ho potuto fare il turno di notte. Ecco, Avevo la notte. Allora ti chiedo, da professionista quale tu sei, quando ti trovi davanti a quei letti, ti rivedi? O che cosa nel tuo cuore fa scattare una... Attenzione, non dico che questo non ce l'abbiano i tuoi colleghi, però una piccola molla in più, quando scatta nei tuoi comportamenti? Quell'empatia in più. Quando inizi a vedere dei piccoli... Si incominciano a vedere dei piccoli segni di ripresa, allora... Capisco, cioè, al momento di sveglio il paziente è impaurito e magari si manifesta nervoso, agitato. E riesco a... Proprio è successo ieri. C'è una ragazza che sta cominciando a dare i primi cenni di ripresa, sì. E lei si manifesta nervosa con tutti, però con la mamma. Infatti la mamma fino a ieri è successo che ha fatto il turno e mi chiedeva ogni momento, Martina vieni tu per favore, fa solo con te, riesci a fai dire le tue paroline magiche, solo con te riesci a tranquillizzarsi. E mi rende, cioè veramente una cosa che mi rende, non lo so, questa ragazza ci guardiamo e stringo la mano. Si tranquillizza, non lo so se un'empatia che percepisce, credo una... sì. Io credo nemmeno sì. Con la mamma riesce a... Martina, tu hai detto, parlando con la nostra redazione, io riesco a confidarmi con i genitori, con le persone, con i parenti, con gli amici di chi sta ancora dormendo il sonno del coma e quindi in attesa di una ripresa, solo quando scatta una confidenza in più. È una doppia ripetizione, confidarmi, confidenza. E questo è molto bello da parte tua, perché non vuoi accendere, non voglio dire le false speranze, però io credo, lo immagino come un lavoro dove si cammina sulle uova, no? E nessun uovo deve essere rotto, è molto certo. Delicato. È importante non dare false allusioni, anche perché devono essere i medici a comunicare il tutto, ma soprattutto non dico nulla, è la mia storia. E se quella persona non sa, il genitore, il parente, non lo vedo spontaneo con me, non, cioè dal momento in cui riesce a percepisco questa, che si comincia a instaurare, come dicevi tu, un feeling particolare, da quel momento mi sento... Puoi raccontare quello sì. Che è successo a te. Prima mi... no. Ed è tutta coerenza, questa è coerenza da parte di Martina. Abbiamo sentito la mamma e abbiamo detto c'è una squadra dietro Martina, bella, bella robusta, bella forte, e c'è una ragazza che si chiama Rossella, e che di ruolo fa la cugina, ma guardando queste immagini e sentendola parlare ci siamo dette cugina o sorella? Bah, vediamo. Cugi, nonostante non sia fisicamente presente, sono vicina a te col cuore e volevo approfittare di questa occasione per dire quanto io sia orgogliosa di te. Hai raggiunto un grande obiettivo, hai realizzato il tuo più grande sogno contando sulle tue forze e sulla tua grandissima volontà. Hai fatto tesoro della tua esperienza di vita, da essa ne hai tratto il bene e l'hai trasformata nel tuo lavoro. Dona sempre l'amore che ti è stato donato quando tu ne avevi di più bisogno
E inoltre volevo ringraziarti perché nonostante si pensi il contrario, è proprio da te che io tratto la forza ogni giorno. È solo grazie alla tua caparbietà e alla tua tenacia che sia io che tua madre abbiamo trovato il coraggio, giorno dopo giorno, di affrontare le avversità che si presentavano. Sei il mio modello di forza, sei il mio più grande esempio di coraggio e sei la sorella che ho avuto e per fortuna nel nostro caso ho riavuto. Ti voglio tanto bene, continua sempre così e ti ringrazio inoltre per non aver fatto fede alla promessa che ci siamo fatte da piccole, cioè insieme per sempre. Ciao Paugi. Questa è una valanga d'amore. Ma proprio cugina, cugina, sorella, davvero. Quello... Cugina, sorella, questa. Di più. Ora, una cugina, sorella, il giorno del matrimonio, dove la si... cioè, che lavoro le si fa fare? Organizzatrice del matrimonio, testimone di nozze. Dobbiamo trovarla ancora il ruolo, da. Dobbiamo trovare ancora il ruolo? Trovatelo. Perché? Perché le storie belle sono, non belle, bellissime. Posso chiedere ancora alla regia qualche immagine che voi sapete quale sia? Il pubblico non lo sa ancora, ma noi facciamo subito vedere queste immagini. Non lo so. Ma cosa credevate voi che vi raccontassimo questa storia senza un gran finale così? Claudio, in ginocchio con anello. Sì, sono rimasta, si vede un po', sono rimasta Si vede un po', pietrificata. Ma va bene, va bene. Momento baccalà. Sì, l'ho detto, sì, l'ho detto, dopo è ripetuta e fa sentimenta. Sì, sì. Quando mangiamo i confetti? Pensa a luglio 2020. Luglio 2020, bene, noi continuiamo a monitorare la nostra Martina Giannone. Perché questo filo che si è legato in questo momento con l'ora solare non lo vogliamo sciogliere. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Buona vita, buon tutto e grazie di quello che fai per tutti i malati che sono malati come sei stata tu. Grazie ragazza bella. Ciao. Grazie a te.